Fa scandalo a Schio nel Vicentino, un libro che racconta le esperienze a luci rosse di un adolescente in tutto il Veneto e caccia all'autrice. Il libro dello scandalo di Schio. Lo chiamano così, il libro dello scandalo. Si intitola 70 Sex ed è il racconto delle esperienze proibite di una ragazza negli anni 70 a Schio, in provincia di Vicenza. Appena uscito è già andato a ruba. Ne devono arrivare di rifornimento una cinquantina di copie. Avventure erotiche al limite del consentito e festini a luci rosse, consumate in questa cittadina del nord-est e narrati da Janice Joyce, pseudonimo dell'autrice che per ora resta sconosciuta. Non siamo sicuri che la signora che ha scritto sia di Schio. Lì è tutto da scoprire perché è un mistero. Indizi disseminati tra le pagine bollenti e sul sito del libro. I curiosi hanno già fatto qualche ipotesi. La più quotata porta alla moglie di un assessore del posto, nonostante la diretta interessata e la casa editrice smentiscano. C'è curiosità, molta curiosità. Il libro, insomma, conferma ancora una volta certo spirito godereccio della zona. Tutto quello che tu vuoi vedere e fare, puoi farlo. Allora, ti posso fare allo spettacolo? Oggi come negli anni 70. Poi a Schio girava tanta droga, eh. Una cittadina tranquilla, dice qualcuno, eppure questo caso letterario racconta ben altro, scendendo in dettagli pruriginosi che attirano chiunque, soprattutto le donne. Uno in particolare ha detto che voleva controllare se il marito era indicato nel libro. Assediata dai